Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ringraziamo gli amici del Castello Malgrat e naturalmente Andrea e Magda per averci invitati. Per noi questo è un momento molto importante perché è un momento di vera integrazione. Indifferenti Mai non è un'associazione sportiva, ma è un gruppo di amici che si è ritrovato per cercare di sensibilizzare e di integrare attraverso lo sport, che è uno dei canali che abbiamo scelto, la presenza, la vita di tante persone che hanno delle difficoltà che noi non abbiamo, noi ne abbiamo sicuramente delle altre. Il nostro scopo appunto è quello semplicemente di promuovere, di far conoscere che esistono delle realtà che per molti sono sconosciute e che anche nella difficoltà tutti possono fare qualche cosa con le loro capacità. Normalmente noi fino all'anno scorso organizzavamo annualmente una giornata dedicata alla diversa abilità dove partecipavano società di basket su sedia a rotelle, wheelchair, hockey, integrandosi con le società sportive di Rivarolo, come ad esempio il volley, a noi molto vicino, che ci ha sempre aiutato e dato una mano. Quest'anno, con questa occasione, abbiamo invitato alcune società che praticano sport a livello di Special Olympics, che è uno dei rami delle attività sportive fatte a livello anche nazionale e internazionale, che però praticamente non è conosciuto, e quindi vi passerei il mio amico Bruno che vi spiega un po' come funzionano. Buon pomeriggio a tutti. Ok, una piccola premessa. Sarebbe bellissimo se potessimo associare questa giornata di sport con la giornata della felicità, perché vedo tanti momenti di felicità. Quello che noi vogliamo raccontarvi in pochissime parole sono proprio questi, i momenti di felicità di questi ragazzi. Ok, mi sposto. Come diceva, alcuni di loro fanno parte delle Special Olympics, che pochissimi conoscono. Le Special sono il terzo livello del mondo delle Olimpiadi, sono le Olimpiadi che tutti conosciamo, le Paralimpiadi che sono destinate a chi ha disabilità, normalmente motoria o così via. Le Special sono dedicate alle persone che hanno normalmente disabilità intellettiva, non hanno quindi grande conoscenza da parte delle persone. Quello che volevamo comunicarvi e informarvi, come dicevo, è la felicità di questi ragazzi nel compiere qualsiasi genere di attività, nuoto, calcio, bocce, con le loro enormi, a volte, problematiche, difficoltà anche per riuscire a capire il gioco, per muoversi, eccetera. Eppure c'è un sano agonismo, tutti sono premiati, tutti sono estremamente felici. Ed è un'immagine dello sport che sarebbe utilissimo far conoscere a tutte le società qui presenti, ma anche non presenti. Con noi, Indifferenti Mai, che è un gruppo, quest'anno, grazie al vostro invito, siamo riusciti a raggruppare, diciamo, le società e le associazioni, l'Associazione Sorriso di Chivasso, l'Associazione GAD di Volpiano, il Centro Diurno Jolly e nel pomeriggio ci sono aggregati con noi gli insuperabili di Torino che fanno calcio. Inoltre, vedete che nelle nostre magliette c'è anche la WISP che ci ha accompagnati in questi anni e in più anche a Rivarolo ci sono gli amici dell'ANFAS che vengono sempre con noi in queste manifestazioni. Lascio brevissimamente la parola al presidente dell'Associazione Sorriso che ha partecipato alle Special Olympics di Montecatini nel 2018. Salve, io oltre ad essere presidente dell'Associazione Sorriso sono anche tecnico di bocce e alleno 10 ragazzi a bocce che quest'anno dovrebbero aumentare e quando ho cominciato con questi ragazzi pensavo io di insegnare qualcosa a loro. Ma alla fine mi sono accorto che sono stati loro a insegnare qualcosa a me.
mi hanno insegnato a vivere, a cos'è lo sport, perché loro sono umili, loro danno il 110%, è quello che non riusciamo a dare noi. Noi arriviamo a un certo livello, poi ci fermiamo perché siamo stanchi. Loro cominciano e vanno avanti e danno, come dicevo prima, il 110%. E invito tutti a venirli a vedere, perché ci sono gare regionali, gare interregionali. Chiedo anche ai comuni, qui c'è il sindaco di Rivarolo, chiedo a loro che pubblicizzino queste Special Olympics, che è proprio bello vederli, vedete proprio lo sport vero, si vede attraverso loro. Oh, grazie. Ciao a tutti, noi facciamo parte degli Insuperabili, una scuola a calcio per ragazzi disabili nata a Torino nel 2012. Ad oggi abbiamo 14 academy in tutta Italia e l'obiettivo è permettere ai nostri atleti, ragazzi con diversi tipi di disabilità fisica, cognitiva, emotiva, relazionale, la crescita e l'integrazione nella società. Accanto alla scuola calcio abbiamo creato l'Insuperabili Shop, un negozio d'abbigliamento in cui vendiamo il nostro brand Insuperabili, come potete vedere, e tutto quello che vendiamo va a autofinanziare la scuola calcio. Lascio la parola alla mia collega Alice, che spiega un attimo come funziona la scuola calcio. Ciao a tutti, dunque per quanto riguarda ciò che facciamo sul campo, noi abbiamo diverse squadre, gli atleti sono suddivisi per età e per funzionalità, quindi per tipo di disabilità. E, l'età sono, gli atleti vanno dai 6 fino all'età adulta. E niente, siamo le prime squadre militano anche in campionati promozionali e è un'esperienza incredibile allenare questi ragazzi. Siamo molto felici di avere questa opportunità. Grazie. Allora, intanto ringraziarvi per essere intervenuti, vi lascio qualche omaggio per le vostre associazioni e approfitto della presenza, quindi lo saluto e lo ringrazio per essere intervenuto, per l'assessore Ferraris, a cui darei anche la parola per un saluto da parte sua. Molto volentieri vi saluto e vi saluto in mezzo a loro, che conosco molto bene. Special Olympics per noi è un orgoglio in Piemonte, un orgoglio in Italia, l'abbiamo sostenuto in questi anni moltissimo, abbiamo fatto i campionati nazionali sia estivi che invernali qui in Piemonte e in questo momento, nell'anno 2018, li sosteniamo per una serie di attività in tutto il Piemonte, ma insieme anche i nostri amici Insuperabili con cui cerchiamo di superare le difficoltà. Questo per spiegare quanto lo sport sia strumento di socializzazione e sia una vera, come diceva prima la signora, una vera occasione di inclusione. Noi a questo crediamo moltissimo, faccio i complimenti a chi ha organizzato questo evento, ringrazio anche l'amministrazione comunale che dà lo spazio e dà la possibilità di incontrarci attraverso lo sport, ma i complimenti vanno a tutte queste associazioni che in silenzio tutto l'anno danno una mano alla società a crescere in modo sano, equilibrato ed armonioso come deve essere e come insegnano i valori essenziali più autentici dello sport. Continuate a fare questo, ringrazio le tante famiglie presenti, cercate di investire sull'attività fisica, noi più grandicelli ma soprattutto i bambini che sono il nostro futuro e chi ha più bisogno, perché attraverso lo sport si possa sentire e possa insieme agli altri e possa ritrovare una propria abilità in ogni momento della pratica sportiva. Tanti auguri e continuate così, viva lo sport! Solo un'ultima parola, io rappresento il centro diurno Jolly di Volpiano, della cooperativa Al Margine, siamo un centro diurno che accoglie persone disabili e adulti e che partecipano a varie attività sportive, in particolare all'associazione calcio Insuperabili. Ogni occasione per noi e per i nostri signori è utile per fare integrazione, per far vedere che anche noi stiamo insieme agli altri e possiamo partecipare alle varie attività sportive per divertirci e per dimostrare chi siamo. Grazie a tutti e buona festa. E sempre parlando di attività per tutti
è un pensiero particolare per chi magari ha delle difficoltà anche di salute, dei problemi di salute, chiamerei sul palco un rappresentante dell'associazione NIDA, che abbiamo invitato quest'anno ad essere parte del nostro gruppo, della nostra giornata, proprio per raccontare il loro progetto, un progetto interessante, particolare e direi molto utile. Quindi a voi la parola. Grazie mille. Allora, noi siamo un gruppo di amici che circa 7 anni fa hanno deciso di rendersi utili verso bimbi in difficoltà e l'abbiamo fatto attraverso il calcio, perché noi tutte le settimane giocavamo a pallone e una sera dopo la partitella del giovedì abbiamo detto: cosa possiamo fare per unire la nostra passione per il pallone con la solidarietà? E abbiamo fondato la Nazionale Italiana dell'Amicizia, che è appunto una onlus che, tra le varie cose, giocando a calcio, aiuta bimbi che non stanno bene. Poi nel frattempo ci siamo evoluti in cose in cui riusciamo anche un pochino meglio che il pallone, non essendo proprio dei fuoriclasse. Abbiamo portato i supereroi e le principesse negli ospedali pediatrici di tutta Italia, creando qualcosa di innovativo, portando tanta gioia e spensieratezza a bimbi che per fortuna durante la malattia non hanno la consapevolezza della gravità del problema e che quindi, quando non hanno tanto dolore, tutte le emozioni che arrivano dall'esterno vengono elaborate in maniera importante, e anche per le stesse famiglie diventa un'opportunità per far passare un pochino più velocemente i minuti che in ospedale sono veramente interminabili. Dopo questi, diciamo, 6 anni in cui siamo cresciuti come onlus fino ad arrivare ad aiutare più di 2500 bambini in tutta Italia e raccolto qualcosa come 600.000 euro, abbiamo un po' deciso di quello che si fa una volta ogni tanto con gli eventi che si creano, di portarlo un po' nel quotidiano. Quindi abbiamo individuato un'area a Falchera, Torino, dove costruire la nostra casa, che è una casa grande perché sono 40.000 metri quadri, per fare un centro sportivo per bimbi e ragazzi disabili, dove all'interno ci sarà poi un servizio di fisioterapia gratuito per tutti i bimbi con famiglie disagiate che necessitano di cure, diciamo, un pochino più costanti. Tante volte ci troviamo di fronte a famiglie che ci dicono: il nostro bimbo disabile avrà un'ora al mese di logopedia, poi un giorno al mese magari cerchiamo di portarli poi a Gardaland, a Disneyland, ai bimbi, perché la logopedia e la fisioterapia va fatta in maniera molto più costante. E quindi con tutte le persone che verranno a giocare lì da noi, quindi affittando i campi, appena saremo pronti, i lavori sono tanti da fare, anzi, se volete venirci a dare una mano, siamo alla ricerca di braccia muscolose e di buona volontà. Praticamente questo centro sarà al 100% solidale, è basato al 100% sul volontariato, che lo rende un progetto unico al mondo. Quindi praticamente non ci saranno assunzioni se non di ragazzi disabili che lavoreranno poi all'interno del bar, del ristorante e per la gestione dei campi. Ce la stiamo mettendo tutte, i lavori sono appunto tanti da fare, veniteci a trovare, siamo in via degli Ulivi 11 a Falchera, Torino, è un'area davvero molto molto bella, ha un potenziale incredibile. E quindi io vi ringrazio per averci invitato, perché qua vedo quello che amo vedere, cioè allegria, tanti ragazzi, tanti bimbi che si divertono, tutti amici, sono degli stand un po' separati, però vedo che hanno socializzato tutti, quindi è veramente un bel clima. Complimenti agli organizzatori, grazie di cuore per averci dato l'opportunità di raccontare quello che facciamo. Vorremmo fare di più, però se tutti facciamo un pochino diventa poi più facile migliorare il mondo in cui viviamo. Grazie di cuore e buona giornata.